Caro Antonino Monteleone, mi dispiace. Lo dico sul serio, con grande onestà. Mi dispiace perché io non sono come voi. Io non sono cinico come te. Io non uso i toni diffamatori che avete usato nei miei confronti. Sta facendo il Condomino. furbetto, lei mi ha detto No, c'è no, la furbetto concessione sì. edilizia. No, Così. lei ha fatto il Gliel'ho furbetto. fatta No. vedere. Mi dispiace sul serio perché avete ingannato tantissime persone. E mi dispiace per quelle persone che hanno creduto nella frottola che avete raccontato, e cioè che io ho messo un cancello abusivo e ho approfittato della mia posizione di potere per difendere questo abuso. Non è che ha chiuso un occhio perché era un assessore della sua giunta, lui dice assolutamente Non vi no. permettete di non dirlo neanche per scherzo. Ass E mi dispiace perché io credo nell'informazione, credo nel sacrosanto diritto all'informazione, convinto che sia un baluardo per la democrazia, ma l'informazione deve raccontare la verità. Non deve essere uno strumento per costruire diffamazione nei confronti delle persone. Ancora qua sei? E certo. Saputo che hanno archiviato. L'assessore Giusto tiene a farci sapere che l'indagine penale a suo carico e degli altri condomini è stata archiviata. Decisione che però è arrivata per l'impossibilità di individuare colui che ha realizzato il cancello. Ora però non è che siccome la procura non è riuscita a trovare chi ha montato il cancello, allora è tutto a posto. Mi dispiace anche perché io credo nella giustizia. E tu invece sei stato uno strumento in mano ad alcuni che invece di fare giustizia hanno approfittato del loro ruolo per gettare fango contro di me, per costruire una macchina del fango contro di me. Mi dispiace sul serio. Quello che fino a ieri era una mia supposizione, e cioè che avevate costruito una campagna di mistificazione contro di me, adesso, caro Antonino Monteleone, dovrai spiegarlo a un magistrato.